Questa armatura qui è alquanto particolare, effettivamente. Si nota che è molto antica. Mi chiedo se possiamo ricolorarla con qualcosa di più attuale, magari. Ecco, ora con questo colore mi sembra molto meglio. Ma non importa quanto io ci metta a mano, il gioco considera questa armatura come se la rubassi. Però è mia, che cazzo. Già, molto meglio. Visto che abbiamo questa armatura, mi chiedo se possiamo realizzare un qualche tipo di potenziamento interessante. Ho sentito... Fermo, fammi vedere tu. Mai tira... No, ti prego. Hai appena tirato fuori davvero una lama energetica? Wow, questa è veramente follia. Ma fa anche il rumore quando la tiri fuori, è bellissima sta stronzata. Dio mio, ti prego, è stupendo. Solo che c'è un piccolo problema. Cosa succede se io schiaccio V? Guarda un po', fa la parata. Sai perché? Te lo spiego io. Ormai ho capito qual è il problema. C'è un piccolo slot, che in teoria è irraggiungibile, che è destinato alla parata. Cosa succede se noi clicchiamo e equipaggiamo un oggetto su quello slot? Esatto, l'avete capito benissimo. Fa la parata automatica. E ora vi direte, ma se lo togli? Fa la parata lo stesso, perché una volta toccato quello singolo slot, porca di quella puttana, ogni volta che metti un'arma melee, fa la parata. E qual è l'unica soluzione, o cari bambini, per evitare tutto ciò? Semplice, caricare un salvataggio precedente. E 3, 2, 1, non è successo nulla, non vi preoccupate, o cari bambini. Dicevamo, questa armatura è spettacolare, meriterebbe un posto solo per lei. Dove la possiamo infilare? Ma guarda, io per adesso ti metterei qui. Mi chiedo se con le mie conoscenze in armatura atomica potrei replicare un artefatto del genere. Beh, d'altronde sono un genio. E la risposta è sì, sono riuscito a crearne un'altra simile. Questa è un po' più angelica però. Sono un tantino ipervistose effettivamente. Però lì occupano un sacco di spazio visivo. Beh, abbiamo una settimana intera per sistemare il tutto. Ah, ho passato una settimana a letto. Mi sento tutta indolenzita e invecchiata di colpo. Ehi, da quanto tempo? Ciao! Ah, rieccoti. Ho buone notizie. E sei ancora Sono qui col fucile in mano? Sono riuscito ad accedere all'effetto telecinetico del manufatto. Ah, sì? L'ho collegato a questo vecchio fucile laser. Non c'è modo di controllarlo senza un'interfaccia neurale diretta. Nel bene o nel male, tutto ciò è andato perduto. Immagino. Però è comunque un fascio di energia molto potente. Tieni, dimmi che ne pensi. Dai, vediamo. Lorenzo Artifact Gun. Non lo so, dovrei provarla. Come funziona? È alimentata da celle energetiche standard. La fonte di energia interna del manufatto è stata distrutta. Ah, mannaggia. Basta puntare e sparare. Non è letale, ma potrebbe comunque tornarti utile. E allora se non è letale... Non so, potrei andare a sud-ovest. Padre era convinto che ci fosse un'altra città aliena, sepolta da qualche parte sotto il deserto del Moab. È molto probabile che nel Moab ci sia qualcosa di nascosto. Questo posto trasuda scienza. Jack, qualunque sia la tua decisione, buona fortuna. Per quanto riguarda quest'arma, la proverò su qualcosa. La madonna! E questo non era letale? Affascinante! È per raccogliere dei campioni. La miseria! Sembra la pistolina di Ben in Black! Ehi, Virgil! Wella! Stai una favola! Ciao. Ha ancora bisogno di qualche modifica, ma credo che possiamo considerare il mio siero un discreto successo. Un discreto successo? Questo sarebbe un discreto successo? Sì, ci sono stati alcuni effetti secondari. Tipo? Sembra che io abbia di nuovo i capelli e ho mantenuto parte della massa muscolare. Devo ancora lavorare sul sequenziamento genetico. Non ho visto i lati negativi di tutto ciò io. È un passo significativo, ma solo per un ceppo di VF. Ci vorranno anni, forse decenni,
per generalizzare la mia formula. Comunque, hai la mia gratitudine. Beh, io spero che ce la farai allora. Il mio laboratorio e prendere questa roba se vuoi. Beh, io spero che tu ti troverai un posto migliore di sta caverna. Se vuoi scusarmi. Vai, vai. Ah, quel Virgil. Sempre con la testa sul lavoro. Forse è il momento che anche noi torniamo con la testa sul lavoro. Questa nuova arma effettivamente mi fa pensare che io abbia bisogno di un Gauss. Certo, potrei accontentarmi di un Gauss qualunque, ma noi non ci accontentiamo del qualunque. Voi due sempre a litigare sulla cuccia, vero? Ah, dannazione a voi due. Vi voglio bene entrambi. Effettivamente ho un bel po' di armi da ritirare, soprattutto questa. Però ho sentito che all'impianto di Corvega c'è qualcosa di interessante. Andiamo a dare un'occhiata. D'altronde, cosa può succedere di male in questo posto? Già ci siamo stati. Vediamo. L'avete ucciso. Quella... Che male che fa st'arma. Prendi questo. Madonna, due in uno. Cos'è quell'arma? Fermi un attimo. Cos'è? Ah, è un canabo. Grazie. Ecco qua. Da dove iniziamo? Forse da questa rivista. Guns and Bullet e Corvega. Vedi, si puoi vincere la Marksman Mistress. Ah, sulla cover dell'articolo ci sono i nomi probabilmente dei vincitori della promozione. Proviamo a vedere se possiamo recuperare qualcosa allora. Ten Mistress. Investiga il Bad Ftf Office. Ok, basta. Non prima di essermi occupato di sti stronzi. Venite qua che vi ammazzo. Pensavo di essermi già occupato di tutti voi e invece siete ritornati come topi. Eccoci all'ufficio della Badtfl. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Ad esempio entrare nel loro database. Che cazzo è stato? Sono io. Dove ti nascondi che tanto ti faccio saltare in aria lo stesso? Attivazione. Oi, c'è un cane. Ecco fatto, non c'è più il cane. È una cagna. Comunque sia. Dobbiamo riuscire a trovare il database giusto. Ah, eccola qua. Eccellente. Nella stanza delle prove. Infligge danni doppi se la salute del bersaglio è al massimo. Wow, carina. Eccolo qua il foglio che parla della pistola. Sì, certo. La pagina del memo include 9 nomi e indirizzi, insieme ai dati personali. Quindi le altre pistole e le altre parti rimangono a quelle case. Allora è il momento di andarle a cercare. 9 pistole da trovare, eh? Suona bene. Sono sparse un bel po' dappertutto. Una tra l'altro è molto vicina. Ci posso andare a piedi. Oh, super mutanti, aspetta. Ulla madonna. Santo Dio. Non pensavo facesse così male. Un ghoul leggendario. Quella, che geyser. Distrutto. La cosa incredibile è che li sto uccidendo con un fucile a pompa. È quella la cosa divertente. Vediamo cosa aveva. Nah, niente di eccezionale. Ed eccoci arrivati alla prima delle case. Non ci resta che trovarla allora. Eccola qui, Broken Mistress with Comfort Grip. E una l'abbiamo trovata. E ora si continua la ricerca con le altre. Una si trova qui vicino al museo della stregoneria. Per fortuna proprio accanto. Allora, dove sei? Eccoti qua, al piano di sopra. Il suppressor. Benissimo. La prossima è qui, vicino all'accampamento dei supermutanti. Fantastico. Vabbè, non siete un problema, no? Tec tec, le gambine, che scherzo che fai, eh? Ma statevene buoni, cagnolozzi. Via ste gambe, su. Tanto, a che vi servono, no? Sono solo un peso in più da trascinarsi, no? Via tu. E la casa è questa qua, tra l'altro. Buongiorno, cagnolino. Oh, è rimasto incastrato. Ti ho liberato dalle tue pene ora. Allora, dove sarà nascosta la pistola? Forse da qualche parte in cui i supermutanti non potevano toccarla. Ad esempio qui, perché c'hanno le ditone grosse. Con il magazine largo. Benissimo. Che tra l'altro siamo saliti di livello. Dobbiamo continuare ad aumentare i nostri attacchi. A questo giro farei le armi corpo a corpo. Prossima zona, vicino a Lexington. Sunset Salsa Pariglia. Rinfrescante. Non mi dire, aspetta, fermo.
No dai, ne ho trovato un altro, che culo. Che tra l'altro non so se mi servono a qualcosa questo giro. Vabbè, lo scopriremo. Prendi questo. Ecco fatto. Ogni tanto è bello usare le frecce. La prossima zona è questa. E mi chiedo dove possa essere. Dentro l'acqua magari? Nah, sarebbe stupido. Quella, buongiorno con quella motosega. Amici, che staremo qui bloccato da una porta con una motosega. È una storia da raccontare effettivamente. Ehi, qualcuno vuole un'armatura atomica? E infatti la pistola era nascosta qua sopra. Questa era con il mirino. È incredibile che solo una pistola fosse ancora integra e tutte le altre fossero rotte. Ce ne mancano una, due, tre, quattro e cinque. Ma dai, una ce l'aveva Jack. Vabbè, non penso che gli dispiacerà separarsene. D'altronde ci deve un favore, no? Buongiorno a tutti. Vediamo nel laboratorio? No, nel laboratorio no. Però ora posso prendermi la rivista. Ci siamo. E anche la pistola. Eccola qui la pistola, però. Attenzione che me la contano come rubare. Ovviamente non gli è piaciuto. Sai che novità. E qui c'era un'altra rivista. Bingo. Un'altra si trova qui al distretto di polizia, una nella baracca abbandonata, una si trova qui e una si trova qui. Andiamo a Rib Marina prima. La casa che dobbiamo visitare è questa, secondo me è al secondo piano? Sì, è al secondo piano, ovviamente. Grazie. La prossima abbiamo detto che è qui vicino all'ospedale. E si trova in una di quelle case, ovviamente secondo me al secondo piano. No, incredibilmente non stavolta. Però c'è uno Yaoguai. Morto. Ce n'è un altro. Morto anche questo. Ah no, era in garage incredibilmente. Con il compensatore. Quindi ci manca il distretto di polizia. E la casa è questa qui che sta per cadere di sotto. Speriamo che la pistola non sia caduta di sotto. Perché invece penso che sia proprio là sotto io. Eccola qui. Oh, l'abbiamo trovata per fortuna. Beh dai, non è andata troppo lontana. E finalmente ce ne manca solo una. E ovviamente nevica e non radiazioni. Qua c'eravamo già stati. Strano. Chissà come ho fatto a non vederla. Forse perché la mod l'ho installata dopo che qua c'eravamo già stati. Eccola qui, per fortuna, proprio davanti all'entrata. Benissimo. Abbiamo tutti i componenti ora. E prima di tornare a casa abbiamo un ultimo pacco da ritirare. Ah, qui è dove è uscito quel Deadclaw. E dove abbiamo trovato quella mazza strana. Vediamo allora dove si trova il mio pacchetto. Ah, eccolo qui. Beh, non assomiglia proprio alle immagini che avevo visto in internet. Vorrà dire che sporgerò reclamo. E finalmente possiamo modificare la nostra mistress al massimo. Ma mi chiedo se le altre mistress io le posso modificare oppure no. Forse no, forse sono solo rotte. Vabbè, intanto prendiamoci i pezzi. La cosa bella è come stiamo smontando tutte le altre pistole per avere i pezzi per modificarne una sola nel modo più potente possibile. Abbiamo il blu Tiffany, il rosso primario, il polished steel, il blu primario, il bianco primario e il giallo primario. Devo dire che a me attira molto la rossa. Beh, si sa, le rosse attirano sempre.